ognuno c'ha. Vittorio, una mappazza pedagogica, secondo me tu per esempio sul battesimo non la pensi, l'hai detto prima, esattamente come buttafuoco. Voglio mettere un po' di zizzania anche a voi liberal conservatori, ecco, mettiamola così, non la pensi come buttafuoco? Io intanto parto da una premessa, che esistono persone, non uomini e donne. Mi ha abituato mia madre a pensare che una donna è addirittura superiore a un uomo che era mio padre, per cui io questa cosa non l'ho mai capita. Il travestimento è un'altra cosa. Allora Platinetto è stata un'epoca, la nostra Drusilla, forse voi non lo sapete, era il giudice che alla fine di Ciao Maschio, la trasmissione fatta da quell'ex ministro di Girolamo, io andai, abbiamo avuto insieme a Raffaele Morelli molto successo, c'era anche un bravissimo attore, e lei alla fine giudicava. Devo dire che a me ha detto le parole che Rabelino ha detto di lei, cioè ha osservato l'eleganza dell'eloquio che in lei c'è, se poi sia un maschio o una femmina. Emily Dickinson era una donna ed era un poeta, Leopardi era un uomo ed era un poeta. Io non credo che quello che era brutto era questa allusione modagliola a vestirsi in quel modo abominevole, che è un patto ridicolo di non so quale stilista. Ma perché è così importante il vestito? Perché Vittorio? Perché così... quello si sveste per fare il trasgressivo come Gesù, con tutti quei tatuaggi, ma non fa niente, perché recitare il battesimo non è, lo trovato normale, a me piace Lauro tra l'altro, però perché devo andare a Sanremo a petto nudo con i tatuaggi? Non posso mettermi una giacca e una camicia, perché non io vengo da te nudo, anzi mi tolgo tutto. No, non capisco come perché, dice guarda, la mia amica per tolgo, far vedere Vittorio, stai fermo, non sei Lauro, che cosa stai facendo? Ma perché non devo spogliarmi? Scusa, no, voglio fare il battesimo anch'io, mi faccio portare, non so perché non devo andare nudo, sono in ottima forma. Poi voglio dire, la cosa che invece non abbiamo fatto, con la fretta di andare a votare Mattarella, che è una specie di come dire, di mummia di una... Ma cosa fai? Ecco, c'è Platinette che è sconvolta! Lasciare Mattarella per andare in festival, la votazione del presidente contemporaneamente al festival. Invece di chiudere, sarebbe stato meraviglioso, da una parte Amadeus, dall'altra Salvini. Mattarella o chi per lui viene eletto a Sanremo, quello sarebbe stata una contaminazione meravigliosa. Hanno avuto paura di andare più avanti scegliendo un altro presidente perché c'era Sanremo. No, quello mi pare meraviglioso. Perché Platinette c'è un collegamento non buono. Platinette, rimettiti sta camicia, non sei, lo vedi che è il mio sono capo, Lauro, lo vedi che è il sono mio capo. Scusa, eccomi qua, guarda come sono in forma, datemi un po' d'acqua. È fantastico, battezzando. C'è Scarpi che si sta battezzando. Non lo fare, Vittorio! Non lo fare! Faccio. Noi non siamo un programma di. Non siamo su Re 1. Chi sei? Togliti quella giacca di merda, quella cravattina del cazzo, due buttafuoco. Ma forse è come borsi. Lauro, come Michele Bravo. Ma che cazzo siete? Due conformisti democristiani. Guarda che bello la ferita. Vittorio, ti sei rimesso finalmente? Cosa ti sei messo? Hai cambiato? No, sai che in Parlamento è obbligatoria la giacca. Domani vado in Parlamento con la giacca, senza la camicia. Gene, abbiamo fatto tutto il. Non ti spogliare, no, Gene! Scusa, mi spoglio anch'io. C'hai un'età. Non è neanche un tatuaggio. Ho 69 anni, voglio tatuarmi adesso, guarda, comincio anche a tatuarmi, perché sono rimasto un tatuaggio. No! Ecco, comincio a farmi dei tatuaggi, guarda, è arrivato il momento, altrimenti non posso più andare a Sanremo. Già mi ha censurato Baudo per la Bugatti, adesso, vedi, e poi mi battezzo pure, eccolo qua, è fatta, ci siamo. No, va bene, pioggia. Questa incredibile puntata di commento sul politicamente corretto è finita come doveva finire, l'unica cosa che vi dico è che il tatuaggio vero che avrà Sgarbi nei prossimi giorni sarà il Green Pass qua sul cuore, perché politicamente è la cosa che mostrerà in Parlamento domani per entrare. Grazie.